Buongiorno a tutti, sono il dottor Luca Tognetti, dottorando in astrobiologia presso l'Università di Napoli, l'Università Partenope, e oggi vi faccio vedere la prima lezione del corso di astrobiologia popolare, chiamiamolo così, un corso di astrobiologia che ha lo scopo di portare a tutti quanti la conoscenza di questo settore nascente che è l'astrobiologia, che è una scienza multidisciplinare, quindi molto complessa, che è l'insieme di tante altre discipline, alla portata di tutti. Non sarà né un corso troppo specifico né troppo poco specifico, cercheremo di rimanere un po' su un target medioso, senza usare troppi paroloni e quant'altro. Cercheremo assieme quindi di capire che cos'è l'astrobiologia. È la prima di una serie di lezioni che saranno caricate su YouTube senza nessun problema, libere e quant'altro, e vediamo qual è lo scopo di tutto questo. Lo scopo di questo breve corso, di questa serie di lezioni, sicuramente comprende i principi base, i principi generali che si trovano ai fondamenti della scienza astrobiologica, quindi capire cos'è l'astrobiologia, di cosa si occupa, cosa fa un astrobiologo e quali sono gli elementi che compongono questa macroscienza di nuova origine, mettiamola così, cioè dagli anni 70, non è che sia una scienza nuova, ma non è nemmeno una di quelle scienze antiche che ci sono storicamente da secoli e secoli. Oltre a questo cercheremo di studiare una parte della biodiversità presente sulla Terra. Cercheremo di trovarla sia all'interno del micromondo che all'interno del macromondo, quindi partiremo dai batteri, dai microrganismi, dagli archi e quant'altro, e arriveremo fino agli organismi superiori. Faremo un po' una carrellata zoologica, magari una lezione proprio dedicata a questo, di tema zoologico, in cui faremo un po' di classificazione. Dopodiché necessariamente dovremo passare anche per questa parte magari un po' meno divertente, che sarà fornire alcuni strumenti chimici, fisici e biologici che si trovano alla base dello studio della vita nel cosmo, quindi capire come sono fatti i legami chimici, che cos'è un legame chimico, quali sono gli elementi inorganici e organici fondamentali per le scienze della vita, capire le basi della fisica che sono dietro l'astrobiologia e capire la biologia stessa, come funziona la genetica, come funziona la fisiologia e quant'altro. Infine, ma non infine perché in realtà la lezione di oggi si occuperà di questo, cercheremo di comprendere cosa sia la vita, qual è la sua origine e se è distribuita nel cosmo o meno, o comunque come facciamo a cercarla nel cosmo intero. Il programma nel dettaglio è il seguente. Partiremo oggi parlando della storia dell'astrobiologia e la definizione di vita, quindi un preludio. Dopodiché, come dicevo prima, capiremo i costituenti chimici della vita, la selettività nella biochimica, quindi le molecole chirali e quant'altro, alcuni cenni, ahimè, di genetica. Poi ci chiederemo come si può vivere fuori dalla Terra, ambienti abitabili, il concetto di energia, quindi i metabolismi, la fotosintesi e tutti questi argomenti che vengono ben trattati sia nei corsi delle scuole superiori che all'università. Cercheremo di capire il clima superficiale, alcuni organismi estremofili e via via così fino alla fine, in cui faremo una lezione con varie curiosità del mondo dell'astrobiologia. Prima di iniziare vorrei leggere insieme a voi la seguente frase. Questa citazione è stata fatta da Stephen Jay Gould e leggiamola assieme un attimo. Dice che siamo qui perché uno strano gruppo di pesci aveva una peculiare anatomia delle pinne, per cui potevano trasformarsi in gambe per le creature terrestri. Siamo qui perché la Terra non si congelò mai del tutto durante un'era glaciale e perché una specie piccola e gracile, che nasce in Africa un quarto di milione di anni fa, è riuscita, finora, a sopravvivere per opportunismo e adattamento. Potremmo cercare una risposta più alta, ma, ahimè, non esiste. Frase magari un pochino catastrofica vederla così, però molto interessante perché contiene al suo interno diversi concetti che ci serviranno per capire l'astrobiologia. Prima di tutto il concetto di evoluzione e di adattamento, cioè questo concetto iniziale in cui un gruppo di pesci aveva delle pinne che si sono poi trasformate in gambe, quindi il passaggio dalla vita acquatica alla vita terrestre e alla colonizzazione della Terra intera. Poi c'è il concetto di era glaciale, di grandi estinzioni di massa, ce ne sono state diverse nel corso della storia geologica della Terra. Alcune hanno portato via quasi la totalità degli organismi viventi presenti, ma mai il 100%, e questo ha permesso lo sviluppo di nuove nicchie ecologiche e quindi la colonizzazione di tutta la Terra da parte di diversi organismi viventi. Poi c'è anche il concetto del specie piccola e gracile che nasce in Africa, quindi l'evoluzione dell'uomo. L'evoluzione dell'uomo che è partita dall'Africa e poi si è distribuito ovunque, ormai l'uomo ha colonizzato praticamente ogni terra emersa. E sicuramente anche gli oceani, ormai ha esplorato praticamente tutto. C'è il concetto di opportunismo, adattamento che vedremo, e poi questa frase un po' di chiusura, un po' drastica, che ci dice potremmo cercare una risposta più alta, ma non esiste.
vediamo, cioè, questo è soltanto magari un pensiero personale. Però questa frase qui già ci inserisce in diversi argomenti che tratteremo durante tutta questa serie di lezioni. Ma iniziamo effettivamente a entrare nel vivo della questione. Allora, ad oggi non è ancora noto se esiste la vita nel Sistema Solare e oltre al Sistema Solare, se non solamente sulla nostra piccola palla azzurra che chiamiamo casa, quindi la Terra. In questa figura possiamo vedere la Terra, e dov'è? È questo piccolo pallino azzurro, questo pale blue dot, come l'ha chiamato Carl Sagan. Carl Sagan è stato un grandissimo scienziato americano, uno dei fondatori, tra l'altro, delle scienze astrobiologiche. Ha lavorato per il SETI, ha fondato il Carl Sagan Institute. È proprio una personalità di spicco. Teneva una serie Cosmos, che veniva trasmessa negli Stati Uniti. Una personalità di spicco nel mondo dell'astrobiologia. La foto, nel dettaglio, è stata scattata nel 1990 dalla sonda Voyager 1, pensate un po', quando si trovava a 6 miliardi di chilometri di distanza dalla Terra, ben oltre l'orbita di Nettuno, quindi era molto molto distante. Carl Sagan disse: giriamo la fotocamera e tentiamo di fotografare la Terra, e questo è uno dei 10 scatti che ha cambiato la storia dell'umanità, uno degli scatti più importanti che siano mai stati fatti. Ci fa capire quanto in realtà siamo soltanto un pallino nello spazio, come diceva Carl Sagan, appunto, un pale blue dot. Nel corso, la Terra ha 5 miliardi di anni, nel corso di questi 5 miliardi di anni si sono trovate le condizioni necessarie affinché si formassero le prime molecole in grado di unirsi tra loro e replicarsi, quindi moltiplicarsi, contenendo al loro interno un certo grado di informazione. Questo grado di informazione è stato poi trasmesso, quindi queste molecole erano in grado di replicarsi, avere un grado di informazione e trasmetterlo alle molecole successive, un po' una serie di generazioni. E tutto questo è successo in 5 miliardi di anni. La Terra ha 5 miliardi di anni. Primo miliardo di anni praticamente inabitata, da quel che sappiamo oggi, dopodiché le prime molecole si sono unite e hanno formato le prime cellule e quant'altro, e la vita poi si è sviluppata come la conosciamo oggi. Quindi possiamo dire che siamo passati da una palla di magma, perché in origine la Terra era una palla di magma, fondamentalmente roccia fusa, a tutto quello che vediamo oggi: oceani, terre emerse, piante, ghiacci, montagne e quant'altro. Quindi siamo passati veramente da un ambiente estremamente ostile a quello che oggi è la nostra casa, il luogo più l'oasi nello spazio in cui ci troviamo. Ma nonostante questo, l'evoluzione di un pianeta non sempre porta alla produzione di un pianeta abitabile, di un pianeta in cui la vita è sicuramente presente. Qua ci sono, in questa figura possiamo vedere tre diversi casi. Se c'è un'alta concentrazione di carbonio, ad esempio, se durante il corso delle ere geologiche si ha un'alta concentrazione di carbonio, si crea un potentissimo effetto serra. Questo pianeta diventerà probabilmente molto caldo se è vicino alla sua stella, come ad esempio è successo a Venere. Venere non è così dissimile dalla Terra, possiamo chiamarlo il fratello tossico o la sorella tossica della Terra, vediamo un po' come volete. Perché? Perché il suo effetto serra l'ha reso praticamente sterile a temperature altissime, per quel che sappiamo noi l'ha reso sterile, eh? A temperature altissime piove acido solforico, è un ambiente molto acido. E quindi l'evoluzione di un pianeta non sempre porta a un pianeta tipo il nostro. Nel caso che viene rappresentato al centro di questa figura, quando dice che c'è tanta acqua, si forma un waterworld, un mondo di acqua. Che nel nostro caso ci è andata bene, a noi è andata bene fondamentalmente. La Terra e i suoi organismi viventi sono coevoluti nel tempo e hanno portato a quello che oggi possiamo vedere. Nel caso ci sia troppa poca acqua, ad esempio, cosa potrebbe succedere? Potrebbe formarsi un mondo desertico. Un mondo desertico, ad esempio, è Marte. Per quel che sappiamo noi oggi, Marte è disabitato, anche se si spera di trovare almeno tracce fossili di vita passata, ma si pensa che in passato fosse molto simile alla Terra. Soltanto che il fatto che ci fosse poca acqua, il fatto che l'atmosfera fosse più labile di quella terrestre e quant'altro, hanno alla fine fatto evaporare tutta l'acqua ed è diventato un pianeta completamente desertico, una palla enorme nello spazio in cui tu camminerai per giorni, 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 sempre in un deserto senza incontrare nessuna forma di vita, pianta, animale, quel che sia. Quindi l'evoluzione di un pianeta non sempre porta alla produzione di pianeti uguali o comunque simili alla Terra, con presenza di acqua liquida e altri elementi di fondamentale importanza per lo sviluppo della vita. Una volta capito questo, cerchiamo adesso di entrare un po' più nel dettaglio astrobiologico. Dopo questo piccolo preludio in cui diciamo che la vita è presente solo sulla Terra, lo sappiamo, e che per esserci ci sono state particolari condizioni
che poi vedremo nel corso delle prossime lezioni, cerchiamo di tornare un attimo indietro. Cioè, noi stiamo parlando di astrobiologia, non l'abbiamo ancora definita, ma possiamo in realtà porci già delle domande, domande che si sono poste, l'essere umano si è posto fin da sempre, dall'alba dei secoli, se le è sempre poste ancora prima di coniare il termine astrobiologia. Ha sempre cercato di rispondere a queste domande. E quali sono queste domande? Beh, prima di tutto ci si è sempre chiesti che cos'è la vita. La vita ad oggi è difficilissimo definirla, ad oggi non esiste una definizione universale, ce ne sono alcune che sono state proposte, accettate, ma ancora oggi è un dibattito molto aperto, cioè sicuramente sono da secoli, se non millenni, che filosofi, scienziati e pensatori hanno cercato di risolvere la domanda che cos'è la vita senza successo. Poi un'altra di quelle domande lecite è, dopo che ci siamo chiesti che cos'è la vita, ci chiediamo ma quando è nata sulla Terra, come si è formata, quando si è formata e soprattutto perché si è formata. Sono probabilmente domande senza risposta ad oggi, però cerchiamo di dare delle possibili risposte. Sono domande senza una risposta assoluta, ma con delle varie ipotesi. E poi l'ultima domanda è, che l'uomo si è sempre posto, è siamo soli? La vita è presente solo sulla Terra, siamo soli nel cosmo oppure no? Trovare un punto di partenza per rispondere a queste domande è molto complesso, ma cerchiamo di ripercorrere un po' assieme la storia dell'astrobiologia fino ad arrivare a qualche tipo di definizione. Allora, che cos'è l'astrobiologia? L'astrobiologia è una scienza multidisciplinare che si occupa di studiare l'origine, come abbiamo visto nelle domande precedenti, l'evoluzione e la distribuzione delle forme di vita nell'universo intero. Oltre a far questo, si chiede anche quali sono i limiti, limiti chimici e limiti fisici a cui la vita è sottoposta. Cioè, oltre alla sua origine, l'evoluzione e la distribuzione, cerchiamo anche di capire quali sono i limiti in cui possiamo trovare la vita sul nostro pianeta. Quindi in questa frase capiamo già che le domande a cui cerca di rispondere l'astrobiologia sono numerose e soprattutto capiamo che è una scienza multidisciplinare. Multidisciplinare vuol dire che è l'insieme di diverse discipline. Ma una cosa abbastanza recente dell'astrobiologia è che non ha come scopo soltanto studiare quello che vediamo in questa prima frase, ma anche supportare l'esplorazione e la colonizzazione dello spazio da parte dell'essere umano. In questo caso, adesso, qui gli hot topic del momento sono la Luna e Marte, ma in futuro si pensa anche ai satelliti ghiacciati di Giove, di Saturno o comunque del Sistema Solare intero. Quindi non si occupa solo di ricerca di base, ma anche in parte di ricerca applicata, applicata appunto come supporto all'esplorazione e alla colonizzazione spaziale da parte nostra. Alcuni esempi, magari ve ne riporto uno, che è un argomento su cui io lavoro, è il fatto che nel momento in cui noi esploreremo e colonizzeremo la Luna e Marte, non potremo portare le risorse dalla Terra su questi corpi celesti. È dispendioso sia economicamente, soprattutto non è sostenibile, non è ecosostenibile come processo. E quindi lo scopo è utilizzare le risorse direttamente su questi corpi. Si chiama utilizzo delle risorse in situ e questo è uno degli argomenti che vengono trattati dall'astrobiologia. Quindi non è soltanto la risposta alle grandi domande dell'uomo, ma anche applicazioni pratiche, applicazioni biotecnologiche, in questo caso pratiche. Quindi non è una scienza così bizzarra, alcuni addirittura la definiscono pseudoscienza, in realtà no, si basa sul metodo scientifico e fa effettivamente quello che fanno tutte le altre scienze, tenta di dare delle risposte e migliorare la condizione umana, più o meno, vediamola così. Come dicevamo prima, è una scienza multidisciplinare perché? Perché è l'insieme di diverse discipline, principalmente discipline scientifiche come la matematica, la fisica, la chimica, la biologia, la geologia e quant'altro, ma anche materie umanistiche come la filosofia, la sociologia e l'antropologia. Questo perché? Perché ci sono tutti dei corollari nell'astrobiologia che non possono essere trattati dalle scienze. L'essere umano nello spazio si trova sottoposto a diverse condizioni mentali e fisiche e non tutte possono essere trattate con la matematica, ad esempio. Magari ci vuole la psicologia, ci vuole la sociologia e quant'altro. Oppure ancora, quando colonizzeremo lo spazio, creeremo società. Probabilmente ci chiederemo delle domande che ad oggi non hanno una risposta, come se io vado nello spazio, un luogo che io colonizzo è mio oppure no? Quindi non è soltanto un insieme di materie scientifiche, ma anche di scienze politiche e quant'altro. Quindi è proprio una scienza multidisciplinare. Unisce tutti i campi del conoscibile, della conoscenza umana per rispondere a delle domande di carattere
superiore. Dove si può studiarla? Ma sicuramente un po' ovunque, perché stiamo capendo che essendo un insieme di diverse discipline, chiunque può arrivare all'astrobiologia, indipendentemente dal suo background, che tu sia un matematico, che tu sia un biologo, che tu sia un fisico, un astrofisico, un antropologo, un filosofo e quant'altro, puoi comunque arrivare all'astrobiologia, perché l'astrobiologia si serve di tutti, servono dei gruppi multidisciplinari, spesso generalisti, con degli specialisti, per rispondere alle domande che si pone. Quindi, dove la si può studiare? Ovunque, qualunque università, qualunque campo di ricerca tu faccia, in realtà puoi arrivare all'astrobiologia. Ma ci sono anche degli organi specializzati. In Europa sono i seguenti, quelli che vi mostro qua in figura. Abbiamo il Centro di Astrobiologia che si trova in Spagna, ma non solo in Europa, abbiamo anche la NASA negli Stati Uniti, c'è la Società Italiana, in Italia abbiamo la Società Italiana di Astrobiologia, abbiamo un gruppo molto, molto particolare di astrofisici che si occupano di studi esopianeti, che è il gruppo di Exoplanets a Napoli. Vi parlo di questo perché li conosco, lavoriamo assieme, quindi è una realtà che mi è vicina. Ce ne saranno sicuramente tanti altri, anzi, se me li dite, sono soltanto che contento. Poi abbiamo il gruppo di microbiologi del professor Giovannelli, sempre a Napoli. Abbiamo il gruppo Exobio Napoli, che è un altro gruppo di nuova costruzione che studia appunto l'astrobiologia. Abbiamo l'EANA, che è il network astrobiologico europeo. C'è lo UK Centre for Astrobiology a Edimburgo, in Scozia. Quindi ci sono tante realtà, sia in Europa che nel resto del mondo, che si occupano di astrobiologia. Non lo fanno da tantissimo, però ci sono, c'è il SETI, sempre negli Stati Uniti, ce ne sono diverse, quindi l'astrobiologia è una scienza che effettivamente viene studiata e viene trattata. Addirittura ci sono dei giornali specializzati in astrobiologia, che sono ad esempio Astrobiology o il Journal of Astrobiology and Outreach, che sono due giornali che si occupano esclusivamente di astrobiologia. Le pubblicazioni scientifiche che si possono trovare su questi giornali sono esclusivamente di tipo astrobiologico. Spesso gli articoli di astrobiologia si possono ritrovare anche in altri tipi di giornali, nonché Nature Science o quant'altro, o Journal of Space Advance in Space Technologies e quant'altro. Quindi si possono ritrovare in tanti diversi giornali e riviste scientifiche. Ma ce ne sono alcune, come vi dicevo, che sono proprio specializzate. Bene, dopo che abbiamo fatto tutta questa panoramica su che cos'è l'astrobiologia, di cosa si occupa, e dove si può studiare, e dove si può, cioè dove si può studiare fisicamente e dove la si può studiare, quindi dove la si può leggere, entriamo nel vivo della nostra discussione. Partiamo con un po' di storia della ricerca della vita nel cosmo. Magari una parte noiosa, in realtà io la trovo molto affascinante, ma secondo me ne vale la pena trattarla un po'. Allora, partiamo proprio indietro nel tempo, ci troviamo prima della nascita di Cristo, 400 anni prima della nascita di Cristo, con Democrito. Democrito è il fondatore, cofondatore dell'atomismo, una teoria che è stata ben studiata, credo, da tutti quanti voi, che prevede la presenza di atomi, quindi particelle indivisibili, prive di divisione, che sono la base della materia, sono la base di tutto ciò che vediamo. La materia è composta da atomi e questi atomi sono indivisibili, secondo Democrito. Se, cosa sostiene Democrito? Democrito sostiene che tutto l'universo è appunto costituito da atomi, tutta la materia, tutto quanto è costituito da atomi, che sono indivisibili. Se l'universo è fatto da atomi, la vita è fatta da atomi. E se la vita è fatta da atomi, allora la vita necessariamente deve esistere in tutto l'universo. Non si può non trovarla altrove perché, essendo fatti tutti della stessa materia, è probabile che sia presente ovunque all'interno del cosmo. Bisogna soltanto trovarla. Lo stesso hanno pensato anche Epicuro e Lucrezio, cioè altri pensatori dell'epoca, si sono ritrovati nelle parole di Democrito. Al contrario però di Democrito, Aristotele, anch'esso molto famoso, sostiene invece che il cielo, il cosmo, composto secondo lui da etere, è immutabile, è perfetto ed è sempre così. La quinta essenza è immutabile. Sostiene che ogni elemento tende a un suo unico centro del moto e quindi di conseguenza non possono esistere altri mondi oltre al nostro. Cioè, secondo lui, esiste soltanto la vita presente sulla Terra, quella che lui vedeva all'epoca, e non prevedeva nessun tipo di vita extraterrestre, cosa che invece Democrito prevedeva. Appunto, abbiamo questa duplice versione, una atomistica, in cui dice che l'universo è costituito da atomi e quindi la vita è presente ovunque, e un'altra che dice no, la vita è presente soltanto sulla Terra, perché l'etere, la quintessenza, è immutabile. Questa teoria perpetrata da Aristotele continua anche con l'arrivo del cristianesimo.
e si aggiunge anche le teorie tolemaiche, e la visione aristotelica tolemaica della realtà diventa quella comunemente accettata. La Terra è al centro dell'universo, una versione geocentrica del cosmo. Il centro del cosmo è la Terra, il centro del sistema solare è la Terra, tutto quanto gira intorno alla Terra. Ad oggi sappiamo benissimo che non è così, perché sappiamo che il Sole è al centro del sistema solare, però per un certo numero di secoli si è pensato che le teorie aristoteliche e tolemaiche fossero quelle comunemente accettate. Quindi per un lungo periodo di tempo, ancora una volta, non è stata prevista la presenza di vita al di fuori della Terra. L'importanza centrale era solo ed esclusivamente della Terra, della vita terrestre. E questo è durato fino alla rivoluzione copernicana, fino a che Copernico, con le sue teorie, ha dimostrato che il Sole al centro del sistema solare, non è la Terra. Quindi l'importanza della Terra, che per secoli è stata l'unico punto clou delle discussioni, si sposta. La Terra non è più così importante, perché si capisce che non è il centro del cosmo. Il cosmo conosciuto allora è il sistema solare. Non si conosce, cioè la Terra non è più al centro. L'importanza fondamentale non è più nell'uomo a questo punto, e quindi il Sole diventa il centro del sistema solare e le teorie iniziano a cambiare. Giordano Bruno, ad esempio, afferma l'esistenza di infiniti mondi. Quindi l'opera di Dio, perché ai tempi Dio è ancora preponderante, non è un'esclusiva terrestre. Dio ha creato la vita in tutto il cosmo. Esistono infiniti mondi, e in questi infiniti mondi sicuramente ci saranno altre forme di vita, magari simili anche all'uomo. Per queste sue affermazioni, purtroppo, Giordano Bruno è stato giustiziato con la lingua in Giova, in Campo dei Fiori a Roma, ed è stato arso vivo con la lingua in Mordacchia, quindi che non potesse più parlare. Le sue teorie erano talmente tanto estreme per la Chiesa e quant'altro che lo giustiziarono. Ahimè. Ma la morte di Giordano Bruno non ha ucciso le sue teorie. Le sue teorie sono state perpetrate da altri filosofi e da altri pensatori, come ad esempio Voltaire. Altri pensatori hanno sostenuto le sue tesi, le sue teorie, fino al giorno nostro. La visione, ovviamente, ad oggi la visione aristotelica tolemaica è stata superata. Sappiamo tutti che il Sole è al centro del sistema solare, e sappiamo anche che probabilmente la vita non è presente solo sulla Terra. Sicuramente qui è presente, lo sappiamo, ma speriamo di trovarla anche altrove. In tutto questo dobbiamo tener conto anche di personaggi sempre più avanti nel tempo. Verso la fine del 1800, Schiaparelli, che era un astronomo, ha osservato ad esempio Marte, e su Marte cos'è che ha osservato? La presenza di alcuni canali. Questi canali si pensava fossero di origine antropica, cioè fossero stati costruiti da organismi simili all'uomo, quindi fossero di origine artificiale, non naturale, erano canali costruiti appunto in modo artificiale. La stessa teoria di Schiaparelli, l'osservazione dei canali, è stata sostenuta anche da altri pensatori. Ad esempio Percival Lowell, che è stato un astronomo statunitense, anch'esso pensava che fossero artificiali e sosteneva addirittura che Marte fosse abitato da organismi viventi, simili all'uomo. Si è scoperto poi nel 1960 che questi canali erano di origine naturale e sono stati scoperti grazie alla sonda Mariner, che ha dimostrato l'inesistenza di forme di vita macroscopiche, quindi grandi, magari microrganismi potremmo trovarli, anzi lo speriamo. Nel XIX secolo Charles Darwin introduce l'idea di evoluzione, introduce le teorie evoluzionistiche nel mondo accademico, quindi introduce il concetto che l'evoluzione è presente, gli organismi si evolvono, e contemporaneamente nasce la spettroscopia, una tecnica che ci ha permesso di fare grandi avanzamenti nel campo della scienza. E quindi la vita inizia ad assumere nuovi aspetti. Non sono più limitati alla vita presente sulla Terra ed è fatta così, ma la vita si evolve e abbiamo anche dei metodi per studiare sia la vita sulla Terra che la vita altrove, grazie alla spettroscopia. Nel Novecento la corsa alla vita nell'universo diventa veramente sfrenata. Tutti propongono le proprie teorie sulla vita nell'universo, su come ha avuto origine, su come è distribuita e quant'altro. Addirittura alcuni personaggi di spicco hanno tentato di rilevare segnali di vita al di fuori della Terra. Marconi, ad esempio, ha tentato di captare dei segnali radio provenienti da Marte, senza successo. Lo stesso cercano di fare sia Cocconi che Morrison, che cercano segnali radio provenienti dalle stelle, non quindi dai pianeti come Marte. E nei tempi contemporanei, Drake, uno scienziato molto famoso, sviluppa un'equazione che prevede, in funzione di alcuni parametri, una probabilità di trovare la vita al di fuori della Terra. Viene fondato il SETI,
un centro di ricerca che si occupa esclusivamente della ricerca della vita extraterrestre, e vengono creati tutti i vari gruppi di astrobiologia. Nel 1974 addirittura viene mandato il primo messaggio radio verso altre civiltà. Quindi il primo messaggio che è partito dalla Terra ed è andato nello spazio profondo sperando che qualcuno potesse captarlo. In tutto questo dobbiamo tener conto anche di personaggi come ad esempio Lord Kelvin, molto famoso anch'esso, o Arrhenius, famoso per le sue teorie sugli acidi delle basi, che hanno sostenuto addirittura idee un po' bizzarre, e sostenendo che la vita si sia formata nello spazio attraverso delle spore che, mosse dalla luce solare, hanno raggiunto poi la Terra. Le prime ipotesi invece di panspermia, quindi che la vita sia nata fuori dalla Terra e poi sia venuta qui, sono arrivate anche con Crick e Orgel, altri Crick, famoso insieme a Watson e Crick per la scoperta del DNA, e Orgel è sempre stato un altro scienziato molto importante, che hanno sostenuto che la vita si sia formata sulla Terra grazie a delle navi spaziali che l'hanno poi. Si è arrivata sulla Terra grazie a delle navi spaziali che l'hanno trasportata. Oparin ed Haldane, altri due scienziati che dopo vedremo, hanno tentato addirittura di dimostrare la biogenesi, lo stesso l'ha fatto Miller con i suoi esperimenti. Quindi, come dicevamo, la corsa nel Novecento, la vita nell'universo è diventata sfrenata. Ogni scienziato aveva la sua opinione, ogni scienziato ha tentato di dare una spiegazione su come ha avuto origine la vita e come questa sia distribuita nell'universo. Bene, iniziamo a cercare di rispondere alla prima domanda che ci siamo posti in partenza, quindi a definire il concetto di vita. Il concetto di vita è molto complesso, è molto difficile da enunciare, quasi alla pari del concetto di energia. Partiamo dal concetto di energia per capire la complessità di alcune definizioni. Noi sappiamo che l'energia è una grandezza fisica che misura la capacità di un corpo, di un sistema, di compiere un lavoro, cioè una correlazione energia-lavoro, a prescindere dal fatto che tale lavoro sia possibile o meno. Questa è la definizione letterale di energia. L'energia è una grandezza fisica che misura la capacità di un corpo di compiere lavoro. Oppure l'energia possiamo definirla come la forza per lo spostamento, quindi una definizione matematica, oltre a una definizione a parole. Sappiamo che esistono diversi tipi di energia, abbiamo l'energia chimica, l'energia cinetica, l'energia potenziale, elettrica, nucleare, ci sono vari tipi di energia, e quindi già da così capiamo che la definizione di energia non è così semplice. Ci chiediamo, cos'è l'energia? È soltanto un'equazione matematica? Cos'è una grandezza fisica che misura la capacità di un corpo di compiere lavoro? Che cos'è esattamente? Quale definizione ha l'energia? Se noi prendiamo un mattone e ce lo facciamo cadere su un piede, questo mattone compie un lavoro e ti si spacca pure il piede, quindi tu senti anche del male. Ma se questo lavoro è soltanto un'astrazione, se l'energia è soltanto un'astrazione matematica, come può fare del male? Le formule non fanno male, il concetto di energia è complesso. Non sempre dare una definizione a qualcosa è semplice, si prendono degli assunti, si fanno delle limitazioni, mettiamola così, ci si dà delle limitazioni. Si sa che certi concetti sono limitati, sono più astratti di quanto non lo sembrano, ma hanno anche delle ripercussioni fisiche. Definire qualunque cosa a un certo punto è complesso, qualunque definizione è complessa. E il concetto di vita sicuramente è uno dei più complessi che si siano mai tentati di spiegare. Non a caso, oggi, dopo 2000 anni, non abbiamo ancora una definizione universale. Però questa definizione, questa prima introduzione sull'energia è stata soltanto un preludio, in realtà è una sciocchezza. Chiunque potrebbe dirmi, no, guarda che ci sono delle definizioni esatte di energia. Energia è la forza per lo spostamento, fine. Questa è l'energia. E io senza dubbio ti direi, hai ragione, l'energia è la forza per lo spostamento. È una capacità, è lo studio della capacità di compiere il lavoro e quant'altro. Quindi l'energia sappiamo che cos'è. Era soltanto per far capire che alcune definizioni sono più complesse del previsto. Bene, torniamo alla nostra definizione di vita. Allora, il primo a tentare di dare una definizione di vita, sicuramente ce ne sono stati altri prima, ma Aristotele, come abbiamo avuto modo di vedere, è un personaggio di spicco, nel 350 a.C. ha sostenuto che la vita è semplicemente un corpo che si nutre e poi declina in un tempo definito. Una definizione esatta, cioè alla fin fine la vita questo fa. La vita nasci, cresci, corri e muori, questa citazione pubblicitaria. Non è sbagliata questa definizione, però è un po' semplicistica, non può essere presa come universale. Passano 1000 anni, più di 1000 anni, ben più di 1000 anni, nel frattempo ci sono stati altri tentativi di dare una definizione di vita, ma prendiamone soltanto alcuni di particolare spicco. Arriva Engels nel 1894, che è stato un filosofo, un sociologo tedesco, e ha definito la vita come l'esistenza di forme strutturali proteiche con componenti chimiche rinnovabili.
si è concentrato sulle proteine. Ma vediamo un attimo la data, 1894. Nel 1894 non si sapeva ancora la centralità degli acidi nucleici, del DNA e dell'RNA, di tutte queste molecole di importanza fondamentale per le cellule e per la vita stessa. Non si conoscevano ancora, quindi ha tentato di dare una dimostrazione in base a quello che sapeva. In quel periodo erano le proteine. Schrödinger, nel 1944 arriva Schrödinger, famoso fisico austriaco, uno dei padri della meccanica quantistica, essendo appunto un fisico, un grande pensatore, ha definito la vita come semplicemente leggi che ordinano la materia. La vita è composta da entità ordinate e materia sottoposta ad un ordine esistente che la mantiene ad uno stato stazionario. Una definizione molto molto fisica, non c'è assolutamente niente di biologico all'interno, e quindi anch'essa è stata una definizione che per un po' di tempo ha avuto particolare successo, ma ne serviva una ancora più dettagliata, che univa più discipline assieme. Nel 1949 von Neumann, che è stato un matematico, fisico e un informatico ungherese, con la sua mente un po' calcolatrice, un po' visionaria, ha definito la vita come semplici automi in grado di replicarsi. Secondo lui c'era questo concetto di automi, anche questa è una definizione non troppo accurata della vita. Con Miner Smith, nel 1986, che è stato un biologo genetista inglese, la vita cambia un po' di prospettiva. La vita diventa entità con proprietà di moltiplicazione, variazione ed eredità. Inizia a entrare il concetto di evoluzione, di moltiplicazione, di variazione, di adattamento, di eredità. Essendo appunto un biologo e un genetista, questa definizione inizia a diventare un po' più applicabile agli organismi viventi. Con Gerald Joyce, la definizione della vita, che è un ricercatore della NASA, diventa quasi quella attuale. La vita è un sistema autosostenibile in grado di sottoporsi, che deve necessariamente sottoporsi all'evoluzione darwiniana. Questa sembra una definizione che effettivamente può funzionare. C'è sistema autosostenibile ed evoluzione, quindi un organismo deve essere in grado di autosostenersi ed evolversi. Fin qui è tutto bello, ma cosa significa autosostenibile? Cosa intendiamo per autosostenibile? Un organismo è realmente in grado di sostenere un processo autonomo di flusso energetico, cioè è veramente in grado di mantenere un flusso energetico in autonomia. Se noi ci pensiamo un attimo, gli animali si alimentano attraverso l'esterno, mangiano altri animali o mangiano le piante. Le piante si cibano del sole, tra virgolette. Alcuni parassiti dipendono fortemente da altri organismi. Quindi, utilizzando questa definizione di autosostenibile, rischiamo di non considerare vivi molti organismi che altresì lo sono. Molti organismi che noi considereremmo non vivi, in realtà lo sono. Sono organismi viventi di particolare importanza, ma che tra virgolette non sono autosostenibili, non si autosostengono. Quasi nessun organismo sulla superficie terrestre si autosostiene, c'è sempre qualcosa che arriva da fuori. Come abbiamo avuto modo di dire, i carnivori mangiano gli erbivori mangiano le piante mangiano il sole. Tra virgolette, cioè le piante non mangiano solo, ma si nutrono grazie alla presenza del sole. Oppure alcuni parassiti, batteri o altri tipi di parassiti, eucarioti superiori, dipendono fortemente dall'organismo che ospitano, cioè dall'organismo che stanno parassitando, dall'ospite, e quindi sono in grado di autosostenersi. Ma oddio, potremmo dire di no, e allora non sono vivi? Quindi questa definizione funziona, ma con delle limitazioni. Nel 2004, Ruiz Mirazzo cerca di dare una definizione ancora più accurata, dicendo che la vita è un sistema autonomo con capacità evolutiva open-ended. Però c'è ancora questa parola autonomo, quindi ancora una volta gli si può muovere la stessa critica che è stata mossa nei confronti della definizione precedente. Quindi c'è sempre qualcosa che l'energia arriva dall'esterno, mettiamola così. Quindi è una definizione che ancora una volta non è bastata. Nel 2009 la NASA ha tentato di dare una definizione finale, dicendo utilizziamo questa per la ricerca della vita nel cosmo e per capire cos'è la vita sulla Terra, e ci dice che la vita è caratterizzata da materia organizzata che è capace di sottostare alla riproduzione e alla selezione naturale. Non c'è più il concetto di sistema autonomo o di metabolismi, ma semplicemente la vita è caratterizzata da materia organizzata, quindi c'è un'organizzazione e che deve necessariamente sottostare alla selezione naturale. Quindi l'evoluzione, la selezione naturale deve essere sempre presente. Se questi piccoli parametri non sono presenti, l'organismo che stiamo analizzando non è un organismo vivente. Ad oggi sappiamo che
il dibattito è ancora aperto, gli scienziati e i filosofi e quant'altro si stanno ancora chiedendo tanto che cos'è la vita, quindi è un dibattito ancora aperto a cui tutti possono partecipare, perché? Perché ci sono degli organismi, ci sono delle parti della biologia che sono veramente al confine tra organismi viventi e non viventi. Per esempio i virus sono organismi viventi, in realtà faremo una lezione praticamente solo sui virus, ma ci chiediamo, sono organismi viventi? I prioni sono organismi viventi? Gli amiloidi hanno capacità di riprodursi, tra virgolette, ma devono farlo attraverso altri organismi oppure attraverso altri meccanismi. Quindi ancora oggi si cerca di dare una definizione ancora più universale della vita, però al momento ci accontentiamo di quella che è stata data dalla NASA nel 2009. Il dibattito su che cos'è la vita, come ha avuto origine e quant'altro, abbiamo avuto modo di vedere che è ancora aperto ed va avanti da secoli se non millenni. Nel 2002 Daniel Koshland ha cercato di chiudere questa diatriba cercando di definire quali caratteristiche un organismo debba possedere per essere considerato vivo. Quindi non sta cercando di dare una definizione di vita, sta semplicemente cercando di definire alcuni parametri che se un organismo rispetta può entrare nel mondo degli organismi viventi. Non è una definizione, è una serie di appunto parametri che se rispettati rendono l'organismo in analisi un organismo vivente. Cosa teorizza Koshland? Koshland teorizza la presenza di un tempio che chiama Tempio di Piceras. Quindi servono tot numero di pilastri, in questo caso sono sette pilastri che mantengono in piedi questo tempio e questi sette pilastri sono i sette pilastri che un organismo deve possedere per essere considerato vivo. Ogni lettera della parola Piceras corrisponde a uno di questi pilastri e ogni lettera corrisponde a una parola. Partiamo dalla prima, quindi Piceras, ricordiamocelo. La lettera P corrisponde alla parola programma. Che cos'è? Cosa vuol dire? Semplicemente un'entità vivente deve essere caratterizzata da qualcosa che ne renda stabile il comportamento, la morfologia e la fisiologia. Deve essere presente un programma in grado di trasmettere l'informazione genetica. Quindi un organismo vivente deve avere un programma, deve avere qualcosa da seguire, in modo che l'informazione genetica venga trasmessa e che renda stabile quindi il comportamento, la fisiologia, la biochimica di tutto il sistema. Se vogliamo vederla in modo molto allargato, il nostro programma, il programma degli esseri viventi, è la replicazione e la duplicazione del DNA e la produzione di proteine. Noi partiamo dal DNA, abbiamo la trascrizione, produciamo l'RNA e tramite la traduzione abbiamo le proteine. Dalle proteine abbiamo le funzioni cellulari, strutturali, metabolismo o di segnale. Quindi, il programma di un organismo vivente è, tra virgolette, la cascata di informazione che si ha nella moltiplicazione cellulare, quindi nella produzione di nuovo DNA e nella sintesi di nuove proteine, quindi di nuove molecole in grado di svolgere diverse funzioni, da funzioni strutturali a funzioni catalitiche, al metabolismo e quant'altro. Quindi un organismo deve possedere un programma. La prima lettera del nostro tempio di Piceras l'abbiamo quindi accantonata. Passiamo alla seconda lettera. La seconda lettera è la lettera I e I sta per improvvisazione. Cosa vuol dire? Una forma di vita che ha un programma deve essere in grado di improvvisare. Il programma deve essere in grado di improvvisare in funzione dell'ambiente e delle condizioni esterne. Senza adattarsi, deve semplicemente, prima di tutto, improvvisare. L'adattamento viene dopo. Quindi il nostro programma, quello che abbiamo visto, la duplicazione del DNA, la trascrizione delle proteine e quant'altro, deve essere in grado di improvvisare. Quando qualcosa dall'esterno influenza il programma, lui deve essere in grado un pochino di modificarsi. Una volta che si è modificato, dopodiché arriva l'adattamento, cioè una volta che la modifica è avvenuta, col corso delle generazioni, l'adattamento diventa possibile. Quindi è, tra virgolette, il concetto di selezione naturale. Per farne un esempio, questo è il fringuello di Darwin, molto famoso per gli adattamenti che ha avuto. Se guardiamo l'immagine di destra, vediamo che da un organismo ci sono un certo numero di mutazioni, le mutazioni non favorevoli si estinguono, le mutazioni favorevoli continuano e quindi la nostra prima riga è l'improvvisazione, l'ultima è l'adattamento. Quindi c'è un'improvvisazione, l'organismo improvvisa, il programma improvvisa, è in grado di un pochino seguire le condizioni esterne, quindi gli stimoli che arrivano dall'esterno e dopodiché si adatta. Quindi mi raccomando, non confondere improvvisazione con adattamento. Prima c'è l'improvvisazione, dopodiché c'è l'adattamento. La terza lettera del nostro tempio di Piceras è la lettera C, che corrisponde alla parola compartimentalizzazione.
Cosa vuol dire? Vuol dire che la vita, necessariamente, per svilupparsi, deve farlo in spazi delimitati. Nel nostro caso, ad esempio, abbiamo la cellula, ma la cellula è il prodotto finale, non è il prodotto di partenza. Il prodotto di partenza si pensa sia stato che cosa? Siano state delle rocce porose, quindi dei pori, un po' racchiusi, che si trovavano intorno ai camini idrotermali, quindi zone in cui, presenti anche ad oggi, presenti però sulla terra primordiale, in cui acqua molto calda andava in contatto con acqua fredda, c'era precipitazione di sali, di sostanze nutrienti, quindi precipitazioni di sostanze che si aggregavano assieme formando le prime molecole organiche, che a contatto con le rocce presenti in questi hydrothermal vents, ricche di ferro e zolfo che hanno fatto da catalizzatore, hanno permesso a queste molecole di accrescersi sempre di più fino a formare probabilmente gli acidi nucleici, l'RNA e quant'altro. Ci sono varie teorie anche qui su come ha avuto origine la vita sulla Terra. Quindi la compartimentalizzazione si riferisce alla separazione degli spazi nei sistemi viventi. La separazione degli spazi permette la separazione degli ambienti necessari per i processi chimici. Una separazione permette la formazione di un gradiente, ad esempio, quindi di un flusso. La compartimentalizzazione permette la formazione di flussi e l'accumulo di sostanze nutritive all'interno di questi compartimenti, che sia la cellula, che sia una micella, che sia un poro di una roccia. Quindi la compartimentalizzazione è necessaria per proteggere le concentrazioni degli ingredienti necessari per la vita tra l'esterno e l'interno di un sistema chiuso. Ok? Un'immagine un po' più esplicativa su quello che vi dicevo degli hydrothermal vents. Questa è un'ipotesi di come si è formata la prima cellula. Noi abbiamo, partendo dal basso, una serie di molecole inorganiche che si sono ritrovate all'interno di spazi porosi, di spazi un po' racchiusi, e qui sono state in grado di unirsi. Ai lati di questi pori erano presenti appunto dei cluster ferro-zolfo, comunque delle sostanze in grado di catalizzare, quindi velocizzare certi tipi di reazioni. E qui la complessità è aumentata sempre di più, sempre di più, sempre di più. C'è stata la formazione delle prime micelle fino a che si è formata la prima cellula, compartimentalizzata senza più necessità di stare all'interno di un poro. Quindi più o meno questa potrebbe essere una delle spiegazioni di come si sono formate le prime molecole in grado di replicarsi, le prime molecole in grado di trasmettere informazione, nonché i primi organismi. Passiamo alla terza le alla... Vabbè, la prossima lettera. La prossima lettera è la lettera E, sempre andando avanti in piceras. La lettera E corrisponde al termine energia. Cosa vuol dire? Vuol dire che un organismo vivente deve possedere un flusso energetico. Deve possedere un flusso energetico che gli permette di sopravvivere. Due esempi famosi possono essere la fotosintesi e la chemosintesi. La fotosintesi, ad esempio, nell'immagine a destra, dove vediamo una cellula di un cianobattere, è il processo che permette la produzione di zuccheri e di sostanze nutritive partendo da molecole semplici tramite l'energia solare, mentre la chemosintesi è la produzione di zucchero e quindi sostanze nutritive partendo da composti chimici. A sinistra abbiamo un esempio di una cozza che si trova vicino a un hydrothermal vents con uno dei tanti tipi di chemosintesi, che è la produzione di zucchero e acido solfoico partendo da biossido di carbonio, acqua e acido solfidrico. Acido solfidrico che proviene appunto dall'uscita del pennacchio dell'hydrothermal vents di questo piccolo vulcano sottomarino, il carbonio, il diossido di carbonio dissolto in acqua e l'acqua stessa presente vicino alla cozza vengono catturati, tra virgolette, e trasformati in zuccheri e sostanze nutritive. Quindi ogni organismo vivente deve possedere dei processi autonomi di energia, deve essere in grado di produrre la sua stessa energia partendo da piccoli building blocks che si trovano all'esterno, che possono essere appunto la CO2, può essere l'energia solare. Può essere qualunque cosa arrivi dall'esterno per la produzione di energia propria. Quindi il fatto che un organismo vivente sia coinvolto nel movimento, nella perdita di calore e quant'altro, sono tutti processi energetici. Serve energia per il movimento, serve energia per la respirazione, serve energia per qualunque processo. L'energia è sempre fondamentale. Ok? Quindi qua ci sono due esempi, fotosintesi e chemosintesi, ma ce ne sarebbero altrettanti. È previsto all'interno di questo termine energia anche il termine metabolismo. Metabolismo è l'insieme delle reazioni che permettono la formazione delle molecole all'interno dei nostri organismi viventi. Quindi l'energia è uno dei punti centrali che un organismo deve possedere per risultare vivo, la produzione di energia. Dopodiché passiamo alla prossima lettera, che
La prossima lettera è la lettera R, che corrisponde a rigenerazione. Il programma, quindi la prima lettera del nostro tempo di PC era il programma di un essere vivente deve essere in grado di ripararsi, di rigenerarsi. Perché? Perché è sottoposto a usura. Quando noi facciamo la replicazione del DNA, quando il DNA viene duplicato e quant'altro, ci potrebbero essere degli errori. Questi errori possono causare, ad esempio, la formazione di cellule tumorali, oppure possono produrre mutazioni. Quindi il nostro sistema deve essere in grado di ripararsi, deve sempre essere in grado di aggiustare gli errori, adattarsi agli errori, aggiustarli in modo che l'organismo riesca a sopravvivere. Quindi il termine, la lettera R, il termine rigenerazione, è fondamentale per un organismo vivente. Un organismo vivente deve essere in grado di riparare il proprio programma. Perché? Perché è sottoposto ad usura. Dal concetto di rigenerazione deriva quindi il concetto di riproduzione e di duplicazione. Vedendolo molto alla lontana, prendendolo alla lontana senza entrare nei dettagli molecolari, addirittura ci sono organismi che sono in grado di riparare intere parti del proprio corpo. Le planarie sono in grado di, se tu tagli una planaria a metà, in grado di, per esempio, riformare la propria testa. Lo stesso gli cnideri. Cnideri sono quella classe di animali in cui fanno parte, questo filum di animali, in cui fanno parte, ad esempio, le meduse, i polipi e le meduse, o gli anfibi, i mammiferi e quant'altro. La prossima lettera, dopo la lettera R, è la lettera A. A corrisponde al termine adattamento. Adesso arriviamo all'adattamento. Avevamo l'improvvisazione all'inizio, dopo l'improvvisazione abbiamo l'adattamento. Cosa si intende però per adattamento? Qui entra in gioco il processo evolutivo. Il programma deve diventare variabile grazie all'improvvisazione e l'improvvisazione dà origine all'adattamento. Un esempio, un animale che vede un predatore risponderà al danno, ad esempio, con un cambio ormonale. Per attuare un comportamento di fuga. Questo, ad esempio, è l'adattamento. Dopo l'improvvisazione c'è stato l'adattamento. Questo è solo uno dei tanti esempi, ce ne sarebbero molti altri di organismi che si sono adattati, di processi adattativi che si sono formati nel corso dell'evoluzione per la fuga dai predatori, per la difesa o per qualunque altro processo vi possa venire in mente. L'ultima lettera del nostro tempo di Piceras corrisponde alla lettera S. La lettera S viene tradotta come seclusion. Non saprei bene una traduzione italiana, prendiamola così per quello che è. In cosa consiste? Consiste semplicemente nel fatto che il programma e i processi che ci sono all'interno di un organismo vivente devono essere sempre rispettati nella loro direzionalità. Ad esempio, se noi partiamo da A e arriviamo a C, dobbiamo necessariamente passare per B, con una discreta dose di elasticità, cioè ci possiamo andare così, si può andare così, vabbè, una discreta dose di elasticità. Mai, se non in tempi consoni all'evoluzione, quindi milioni di anni, si può passare da A a C partendo da B. Non possiamo fare B a C, dobbiamo seguire dei processi di direzionalità. Le reazioni devono essere direzionalizzate. Non si possono saltare passaggi intermedi se non in tempi consoni a quelli dell'evoluzione. Alcuni esempi potrebbero essere la separazione dei pathway chimici che si trovano all'interno di una cellula. Se si saltano alcuni passaggi, i prodotti finali non vengono prodotti, non vengono costruiti e quindi ciò che viene prodotto non è funzionale. Quindi il concetto di direzionalità, che corrisponde appunto alla lettera S che sta per seclusion, che è la separazione appunto dei pathway chimici, è fondamentale. Quindi cosa possiamo dire dopo che abbiamo visto tutte le lettere singolarmente prese del tempo di Piceras? È che se un organismo possiede tutte queste caratteristiche, potrebbe ricadere nelle forme di vita ad oggi conosciute. Non è appunto, come vi dicevo prima, una definizione di vita, ma sono soltanto alcune caratteristiche che un organismo deve possedere per essere considerato un organismo vivente. Ma appunto, continuando la nostra lezione, ci chiediamo come ha avuto origine la vita sulla Terra? Beh, prima di tutto, cerchiamo di capire quando. Allora, in questo grafico possiamo vedere più o meno la storia geologica della Terra e notiamo, guardando la linea viola che sta all'esterno del nostro cerchio principale, che la vita sulla Terra è comparsa all'incirca 4 miliardi di anni fa. Quindi, sapendo che la Terra ha circa 5 miliardi di anni, possiamo dire che la vita per 1 miliardo di anni non è stata presente, dopodiché è comparsa intorno appunto ai 3,8-4 miliardi di anni fa. E ad oggi è ancora presente. Ma quale vita è comparsa per prima sulla Terra? Beh, vita di tipo procariote, quindi vita di tipo monocellulare, in cui il DNA
non è compartimentalizzato all'interno di un nucleo, e quindi vita batterica e di archea e quant'altro, quindi vita microscopica. Quindi possiamo dire che la vita sulla Terra probabilmente ha avuto origine dalla materia inorganica, adesso vedremo anche come, attraverso quindi una serie di reazioni chimiche di sintesi che sono avvenute sul nostro pianeta, quindi sempre qui, tra i 4 miliardi di anni fa e i 2,7, dipende che vita consideriamo. Se consideriamo vita microbica appunto intorno ai 4 miliardi di anni fa, se consideriamo vita di tipo eucariotica intorno ai 2 miliardi e mezzo di anni fa. Quindi in questo periodo di tempo si sono formate, prima di questo periodo di tempo si sono formate le prime molecole biologiche che oggi tutti noi conosciamo, come ad esempio gli acidi nucleici e le proteine. Come abbiamo avuto modo di dire prima, in precedenza, la vita ha probabilmente avuto origine in spazi chiusi. Qui possiamo vedere uno schema, uno schema molto brutto, un disegno molto brutto, della compartimentalizzazione che ha isolato gli ambienti primordiali e che ha permesso la formazione di molecole sempre più complesse, come ad esempio le basi azotate, famosissime timina, guanina, adenina, uracile e citosina, che si sono unite a formare DNA ed RNA. Ma vediamo un po' di teorie ed esperimenti che sono stati fatti per dimostrare questa ipotesi, che è una delle tante. Nel 1920, Oparin e Haldane, Oparin che è stato un biochimico russo e Haldane che è stato un genetista inglese, hanno ipotizzato che l'atmosfera primordiale presente sulla Terra fosse ricca di materiale inorganico. Questo materiale inorganico, in opportune condizioni sperimentali, avrebbe potuto trasformarsi in materiale organico. Quindi questa è la prima teoria che possiamo ricondurre alla biogenesi, quindi che la vita sulla Terra sia partita da molecole inorganiche. Sapendo che l'atmosfera primordiale era composta da ammoniaca, monossido di carbonio, biossido di carbonio, atmosfera relativamente riducente, acqua, azoto molecolare, idrogeno molecolare, queste molecole nelle giuste condizioni avrebbero potuto dare origine ai primi composti organici. In questa schematizzazione possiamo più o meno anche qua vedere, non sono veramente le immagini migliori del mondo, ma possiamo iniziare a farci un'idea, che questi primi composti, quindi abbiamo detto ammoniaca e quant'altro, hanno formato le prime basi azotate, i primi amminoacidi, la glicerina, gli acidi grassi e via così, che hanno poi formato i nucleotidi, i polisaccaridi, proteine e ancora una volta acidi grassi complessi per poi formare DNA, RNA, acidi nucleici ed arrivare quindi alle prime forme di vita. Ma vediamo ancora un po' più nel dettaglio. Queste molecole, colpite da enormi quantità di energia provenienti dall'esterno, come ad esempio i raggi UV, oppure la presenza di fulmini, hanno catalizzato queste reazioni per la formazione di molecole sempre più complesse. Quindi, grazie a condizioni sperimentali estreme, si sono probabilmente formate numerose quantità di composti organici primitivi, i quali si sono poi accumulati nei mari e in pozze d'acqua poco profonde, perché si pensa che l'origine della vita non sia stata in un oceano. Il brodo primordiale non è un oceano, ma probabilmente era una pozzanghera o qualcosa di questo tipo, una pozza d'acqua poco profonda. E qui, insieme alla giusta composizione del suolo, come dicevamo prima, quindi la presenza di rocce porose, ricche di ferro, fosfati, zolfo, nichel e metalli che possono agire da catalizzatori, hanno avuto origine le prime molecole biologiche. Quindi queste molecole, riassumendo, precipitando, colpite dalle giuste condizioni ambientali, hanno permesso la formazione delle prime molecole biologiche, prime molecole organiche e poi biochimiche. Questa teoria permette quindi di superare il concetto che la vita nasca solo da altra vita, solo che c'è da tener conto che il passaggio da materia inanimata ad animata non è stato un passaggio singolo, non è che da un giorno con l'altro si è passati da non viventi a viventi, ma è stato un lento e graduale susseguirsi di eventi che hanno permesso un aumento della complessità del sistema. La dimostrazione di questa teoria è stata fatta grazie a due grandi scienziati che sono Urey e Miller nel 1953, che hanno dimostrato parzialmente e sperimentalmente la teoria della biogenesi. In poche parole, hanno scoperto che alcune molecole organiche possono formarsi spontaneamente a partire da sostanze inorganiche presenti nell'ambiente. Il loro apparato sperimentale, quello che potete vedere sulla destra, che va letto da destra verso sinistra, quindi in ciclo, sono stati inseriti alcuni composti all'interno di un ipotetico oceano primordiale, questi scaldati evaporano, passano all'interno di questi tubi, finché
fino ad arrivare in un pallone in cui è stata sistemata una carica elettrica. Questa scarica elettrica, che doveva riprodurre ad esempio l'energia prodotta dai fulmini, è stata in grado, dopo un po' di tempo, di formare amminoacidi, quindi prime molecole organiche che sono la base e i mattoncini fondamentali per la produzione delle proteine. La cosa curiosa da considerare all'interno di questo esperimento è che Urey e Miller sono riusciti a dimostrare che il 15% del carbonio presente nella loro atmosfera, sotto forma di metano e altri idrocarburi, si è trasformato in composti organici, tra cui gli amminoacidi, come abbiamo detto poco fa, l'acido formico, l'acido lattico e l'acido acetico. Questo esperimento, apparentemente senza precedenti, la dimostrazione della biogenesi è veramente un esperimento fondamentale, ha subito delle forti critiche all'epoca, perché si muoveva la critica che le condizioni sperimentali non fossero uguali a quelle di una terra primordiale. E le rese sono state alla fine basse. Tuttavia, l'importanza di questo esperimento non risiede nella resa, ma nel fatto che con un apparato sperimentale rudimentale, in circa 2 settimane, due scienziati sono riusciti a produrre materia organica dalla materia inorganica, un processo che sulla Terra è avvenuto in miliardi di anni, in quasi 1 miliardo di anni. E loro sono riusciti a farlo solo in 2 settimane. Addirittura un allievo di Miller, anni dopo, che è andato a recuperare le provette con cui Miller aveva recuperato la soluzione prodotta tramite le scariche elettriche dell'oceano che era evaporato, quindi tutta questa atmosfera, ha scoperto che Miller aveva trovato più amminoacidi di quelli che pensava di aver trovato. Tramite analisi di laboratorio si è scoperto che si erano formate più molecole di quanto previsto. Quindi questo semplice esperimento, un semplicissimo esperimento, è la dimostrazione che potenzialmente dalla materia inorganica può comparire la materia organica, e dalla materia organica successivamente può comparire la vita. Quindi è un esperimento senza precedenti, è la dimostrazione sperimentale della biogenesi. Per finire la nostra prima lezione, poi arriveranno le altre, mi piacerebbe concludere con una teoria ipotizzata da Carl Sagan che si chiama Scivinismo del carbonio. È una teoria appunto ipotizzata da Carl Sagan, quello che abbiamo visto all'inizio del pale blue dot, quindi del piccolo pallino blu, che in poche parole può essere riassunta nel fatto che di tutti gli elementi che compongono la tavola periodica, solo il carbonio è in grado di costruire un'ossatura molecolare stabile da permettere la formazione della vita. È una teoria che deriva dallo studio delle biochimiche ipotetiche, quindi di tutte le biochimiche che sono state ipotizzate per la formazione della vita sulla Terra. È una teoria ad oggi ovviamente indimostrabile perché bisognerebbe testare ipoteticamente ogni elemento possibile in ogni ambiente possibile, ma ci dice anche che gli esseri umani, in quanto basati sul carbonio, organismi basati sul carbonio, trovano impossibile, o meglio, difficile se non impossibile, considerare altre biochimiche. Quindi è difficile che noi scopriremo altri organismi non basati sul carbonio perché noi stessi siamo fatti di carbonio. È solo una teoria, ma mi piaceva chiudere il nostro breve e semplice viaggio nella definizione di vita, nell'origine della vita e quant'altro, nelle dimostrazioni della biogenesi, con questa leggera argomentazione. Con questo finito, ci vediamo nella prossima lezione, appena la finisco la carico, ci vediamo nella prossima lezione in cui parleremo dei legami chimici, degli elementi fondamentali per la vita sulla Terra, quindi carbonio, azoto, ossigeno, fosforo, zolfo, ferro, eccetera, e parleremo probabilmente anche di cenni di genetica, ma parleremo sicuramente dell'importanza dell'acqua e delle sue proprietà, quindi l'importanza del solvente nella ricerca della vita nel cosmo e nella produzione della vita sulla Terra. Con questo ho concluso e ci vediamo alla prossima lezione.